Oggi faremo un video dedicato a un trucco molto luminoso, anche se userò il mannone. Userò una crema fondotinta che ho fatto io, adesso sto seguendo un video che vorrei mettervi il link sotto, è vero se ci riesco, se non lo ricordo, e quindi vi lascio al video. Visto che non ho voglia poi di registrare la voce perché sono più grande, uso quella della Just Rochelle Hydrate Vegetal, che è una crema idratante della Just Rochelle, come ho detto, vedete sono un genio di scappare tutto, un giorno cosa con la testa. L'apro e l'ho già usata anche per fare altra crema. Perché io la pelle mista, un po' più sul grasso ma mista, quindi questa è idratata. Poi adesso il momento fa caldo, il momento fa caldo, la mia pelle se ne sta andando non a quel paese di più. Poi sempre dopo la crema la mia pelle diventa un po' rossa, che ovviamente però il telefono si fa sembrare che sia molto più rosso, in realtà giusto un po' il chin di rossore. Questo civetto, come potete vedere, non fa schiude. Non capire cosa gli è successo, ma non mi stupirebbe che c'è insieme mio fratello. Poi per le labbra uso, come vi sono fatto che è tutto, Legami, che è lo Strawberry Kiss Smacker, che ho comprato a Bergamo in gita, che è come un po' un rossetto. Va bene meglio. Poi inizio già a mettere per gli occhi, che infatti andrò a fare adesso, il Natural Shadow Base di Benacos Natural Beauty, che l'ho sporcato con lo smalto al suo mattoncino l'8 e il 9 giugno, quindi che è l'ingresso per chi vuole gratuito. Sempre che mi ricordo, ma questo lei, vi lascio il link sotto per prendere i biglietti gratuiti, perché poi saranno a pagamento quando ci sono un numero chiuso. È bellissimo, tanti si leggono, in più ci sono anche i disegni, i giochi, le animazioni per i bambini. Però quello l'ho sporcato ad Alpignano. Inizio per il trucco con un pennello magazzino, quello giusto, quelli della Snap. Come se altro video, questo non so se uscirà mercoledì o domenica. Se esce domenica uscirà tardissimo perché prima sono ancora sui make-up artist. Uso la palette per gli occhi Blush Italia, un po' cancellata perché ce l'ho da secoli, andando all'inizio a mettere un po' lo specchio e mettere un po' di questo bianco su un po' tutto l'occhio, se riesco a utilizzare le mani. Questo con lo specchio, così non lo metto poco poco poco, giusto. Questa è la palette che ho usato per i miei trucchi al Brickfest di Alpignano. Poi prendendo un altro pennello, giustamente non lo trovo, sempre questo anche della Snap, vado prendere, ho appunto già le ciselline, questo marroncino chiaro chiaro, molto chiaro, che adoro. Ovviamente vado subito a prendere quello sopra perché se no non sono io, e lo metto nella palpebra mobile al centro. È molto molto luminoso, non so se si vede dal video, ma nella realtà è molto luminoso. Infatti lo terrò anche per fare le prove, perché il 1º giugno vado a fare un concorso di canto, così io tanto la mia famiglia lo guarda, perché mia madre e mio zio che lo sa già, in questo concorso di canto, oltre che non volevo portare una canzone Manuel Melody perché era infantile, porto una canzone Manuel Melody. Non ho ancora deciso il trucco, so solo come mi vestirò e che forse se mi faccio la tinta domani avrò i capelli viola. Poi
vado a prendere questo sopra un po' più scuro, mischiando un po' anche a quello sopra. Quindi per questo concorso devo ancora decidere bene il trucco. Qui mentre questo, ho questi video per voi, vedo qual è meglio per me. Come vedete, questo effetto è molto scuro. Visto che non metto le liner, faccio fare un po' la codina naturale. Così. Ovviamente non sono uguali, ma... Vabbè. Questo effetto di uno, questo effetto dell'altro, che lo stesso effetto della di qua, ma se di meno, quindi... Io Paola, ecco, a rovinato. No, scherzavo. Invece con giustamente il messaggio di mio zio che mi risponde. E mia madre che vuole, giustamente. Questo è il trucco occhi. Poi per dare più luminosità spero di non stoppare il video così non devo montare e metterci 20 anni, ma mia madre ovviamente mi ha chiamato. Per dare più luminosità vado a mettere questo bel azzurrino qua al bordo. Ovviamente non voglio aggiungere un pifferto perché mi sto scordando. Mettendolo in dove poco, che non si nota neanche nel marrone che c'è, ma si nota più, cioè, per la luminosità. Quindi con il mio solito imbarazzo gli occhi, poi vado a completarli con il mascara di Epidira, credo che si dica, che se è questo, vabbè, che è mascherata in uno, quindi dovrebbe volumizzare, allungare e non so cos'altro perché non c'è scritto. Ammetto che questo scolino è un po' inclinato, per quanto molti piaccia, a me piace molto di meno. Mia madre mi ha risposto, no, sto dicendo che questo scolino è molto preferito, perché magari per gli altri vabbè, ma per chi lo decide per me aiuta qua all'esterno ma non all'interno. E il gatto è rimasto dentro adesso. Maggie! Shh. È la mia amica più piccola. Che vorrebbe che lasciamo fuori per andare a fare i cuccioli, ma non ha neanche un anno e l'abbiamo chiuso in casa, che poi è sempre in casa. Poi con la Beauty Blender di H&M, che devo lavarla, molto lavarla, decisamente, vado a mettere, invece con fondotinta, una BB cream fatta da me, infatti la scrittura è questa, sembra rossiccio, anzi è rossiccio, però dentro poi sulla pelle si schiarisce. Io però vado a prendere dal coperchio, sporcato, da qua, usando sempre il mio specchio di della palette debole, quindi dà anche un tono più rossiccio e luminoso. Makeish, veramente su tutto lì non sono neanche tanto, anche perché la telecamera non si vede un tanto le mie puzzle, perché per ora non sono ancora aumentate. Però è un effetto bellissimo. In più, essendoci la crema solare, va bene anche per l'estate andare fuori. Anche se, col tempo che fa adesso, non so da voi, ma qua a Torino, tra virgolette, perché non sono proprio in Torino, sono in campagna, fa molto, cioè freddo, fa quasi maggio. Poi, visto che ho finito lì, vado a prendere un po' qua, quindi devo mettere veloce, veloce, perché sennò viene troppo. È bellissimo anche la sensazione della pelle, molto meglio di quello che metti di solito della Kiko, perché essendoci la crema, come so prima, che sul viso, quindi non è per forza necessario mettere quella crema. Poi con quella crema, la crema solare, poi io ho messo l'acqua distillata alle rose, quindi un po' il profumato, e un po' di fondotinta in minerali, è fantastico. Come vedete sono molto molto luminosa e anche poco appiccicosa, molto di meno rispetto a fondotinta, perché non esce. Io sono che copro tanto, non vado a mettere nessun collettore, e quindi vado a mettere direttamente la cipria, che non devo metterne tanta, uso quella della Marquise, che ho quasi finito, quindi devo andare a comprare, ho guardato su Amazon e la comprerò a
inizio agosto, perché su Amazon, su Instagram, ha dato per i primi 19.000 iscritti al loro alla loro pagina 200 euro di buono regalo su Amazon. Non va abbastanza, quindi no, userò quello per comprare varie cose, sia trucco che per me che per la mia sorellina, da dividere degli occhietti. Ne metto poca, che ne prendo poca, e voilà, sono già asciutta, cioè sta asciutta, non ho lasciato un po' bagnata perché poi si secca. Poi prendendo un altro pennello, che ovviamente no, ho tolto subito, vado a mettere la terra tra virgolette di Jobs Rochelle, la Bronzing Power 2, vado con la parte più scura e metto un po' sulle guance, sotto la guancia, per sottigliare un po' il viso. Poi prendendo, ovviamente non trovo giustamente da questo, vado a prendere la mia mega palette di illuminante, cioè una 4, la Glove Illumination Collection del Color Wash. Vado a prendere quello più scuro e non lo uso con illuminante, ma per continuare il contouring renderlo più luminoso, quindi più o meno sarò una sera da discoteca, però è bello perché oltre ad andare avanti la sta illuminato. Quindi il gatto sta vuole morire, no, non li fai mai del male, e non picchia mai gli animali, infatti sono viziati, come mi adorano per quello. Poi faccio uno, vado con l'illuminante Glow Fusion con la 01 di Kiko, che riflette tutta la mia fantastica il telefono, meno male non riflette la mia stanza perché è disordine colossale. Poi rimango un po' perché l'avevo preso, non mi ricordo più per cosa, per illuminare qualcosa, non mi ricordo anch'io, e per un bel po' pennello è nero, sapete, e lo vado a mettere qui. Guardate, è molto luminoso, anche di qua è già luminoso il suo grazie alla crema, ma lo vado a illuminare ancora di più. Poi lo metto sul naso e metto il mucchio così, tanto anche qua. Ok, fatto questo, il primo tinto l'ho lasciato per ultimo perché è dentro la paletta in cui avevo appoggiato tutto sopra, giustamente. Il pennello adatto, eccolo qua, sempre della Snap, quindi la paletta che uso è quella della Sephora, enorme, che testamente non è più un commercio, ed è niente, attenzione cosa è dentro. Vado a prendere questo reparto e vado a usare questo rosa che sta glitterato, quindi se non posso ancora capire il video, qui lo glitter. Poi lo metto sulla guancia, non ne metto tanto perché è molto colorato, perché il gatto sta cercando di aprire la porta, quindi ne metto poco, che io sul telefono non vedo tanto perché il batterlo su c'ho un elastico per i capelli e mi sta coprendo la visuale. Poi, come ho detto, per ultimo uso quella sempre della Just Lotion, che mi ha dato mia madre, che era suo, il numero 16, che non so se si vede, non so se voi lo vedete giusto o male, credo male, quindi il numero 16, il Rouge Vertige Brilliant Shine. Mi amo anche a te, gatto, come vedete è quasi finito, ed è un colore corallo. Abbiamo detto miau gatto, anche adesso il è buonissimo, anche c'è il sapore tra virgolette. E poi vado a combattere tutto con l'HMM Lip Gloss per mettere anche il glitter, metto pochi e voilà il mio trucco più glitteroso, che tecnicamente dalle immagini che ho preso deve essere basato su rosa, perché io prendo ispirazione tipo le nuove collezioni di trucchi e poi uso quello. Tecnicamente deve essere tutto su rosa, ma ho preferito farlo un po' più sobrio. Quindi questo è il trucco, il gatto sta cercando di aprire la porta, non è un assassino, spero. Quindi
Ciao e spero che questo trucco vi sia piaciuto. La prossima volta, se riesco, nel video collaborerà il mio gatto. Quindi, questo mi sa che uscirà domenica perché mia madre è venuta a dire che posso pubblicare l'altro video, quindi lo pubblicherò mercoledì. O forse, se riesco, forse lo pubblico direttamente oggi, così avete un video in più per farmi perdonare che non ho messo l'altro mercoledì. Ciao!